Palazzo San Giorgio è la casa dei reggini, è la casa di tutti i cittadini, quindi è stato un gesto spontaneo aprire le porte di palazzo per questa emergenza a gelo. Va sottolineato il grande cuore dei reggini che ancora una volta dimostrano tanta solidarietà. È arrivato veramente di tutto, come si può vedere, dal cibo ai vestiti, alle coperte. Quindi siamo molto contenti, adesso stiamo distribuendo i pasti, veramente una grande, grande dimostrazione di solidarietà da parte della città che veramente può insegnare da questo punto di vista al mondo. Apre le porte del comune il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà a causa del grande freddo di questi giorni per offrire un posto al caldo ai senza tetto della città. Abbiamo deciso di attivarci e trasformare la casa comunale in un ricovero per chi una casa non ce l'ha, ha fatto sapere il primo cittadino attraverso il suo profilo Facebook ed insieme alla Protezione Civile e alle associazioni di volontariato in modo da evitare che il freddo faccia vittime nel nostro territorio. E la risposta dei reggini non si è fatta attendere, dando vita ad una straordinaria gara di solidarietà che ha permesso a molte persone senza fissa dimora di trascorrere al caldo fra le mura del palazzo comunale quest'ondata di freddo. In queste ore sono stati centinaia i cittadini e le associazioni che hanno pacificamente invaso Palazzo San Giorgio. Sono arrivate coperte, indumenti, generi alimentari e stufe e tanto, tanto altro materiale. Adesso servono farmaci antinfluenzali, antibiotici, sciroppi per la tosse e tachipirine. Soddisfatto per la risposta dei cittadini, il presidente del Consiglio Comunale, Demetrio Delfino. Soddisfatti insomma sia della scelta che della risposta delle persone, ma soprattutto anche diciamo, del sorriso che molti di queste persone ci hanno donato e ringraziato per il gesto. Fa piacere, naturalmente è doveroso, sono convinto di questo, non abbiamo fatto nient'altro che il nostro dovere e continueremo così, ma visti i risultati e vista insomma l'emergenza, pensiamo di poi fare una postazione fissa, nel senso trovare un immobile adatto per destinarlo solo a questo tipo di emergenze. Mi sembra il minimo e siamo nelle condizioni di farlo, visto che abbiamo tanti beni confiscati e altre strutture.